Bentornati su Daily Mood. Oggi siamo alla presentazione di Gatta Cenerentola, un film di animazione italiano a cui danno voce Alessandro Gassman e Maria Pia Calzone. Li abbiamo intervistati per voi e ci hanno raccontato come è stato partecipare a quest'opera collettiva e in che modo il film rappresenti la città e la cultura partenopea. Ascoltiamoli. Sì, rispetto alla domanda, parlo per me, ma immagino che sia per tutti e tre noi. Noi non è che ci siamo posti, io non mi sono posta il problema: è un cartone animato o, non è, o è un film. La domanda, cioè la preoccupazione stava solo nella capacità, nel riuscire ad essere capace di assecondare, di soddisfare le esigenze dei registi, visto la difficoltà tecnica, no? Di inventarsi qualcosa che non esiste. Però per il resto è la costruzione di un personaggio come faresti per qualsiasi altro tipo di lavoro, sia esso teatrale che cinematografico. Devi costruire attraverso la tua interpretazione un personaggio fatto di carne e ossa che contenga in sé gli elementi che ne danno credibilità, che lo fanno affondare con i piedi per terra. E quindi, diciamo, assolutamente trattato come qualsiasi altro personaggio. Sì, beh, un'esperienza completamente nuova, molto interessante, ho imparato tanto come sempre. Sì, è interessante perché ci è stato chiesto di mettere un primo tassello in personaggi che ancora non avevano un'anima, no? Quello che ci viene richiesto come attori è sempre la stessa cosa, far finta di essere veri, è sempre quello, è molto semplice, quindi sono d'accordo con Maria Pia, non si distanzia tantissimo da quello che facciamo di solito quando usiamo anche il nostro corpo. Molto interessante, è anche la scoperta di una realtà dell'animazione napoletana in questo caso che non conoscevo e che ho trovato sorprendentemente, neanche troppo, ma che ho trovato gradevolmente di altissima qualità. È veramente un piacere essere qui per rappresentare questo film, anche se poi il grande lavoro, il lungo lavoro di animazione, di costruzione, di fantasia e di ideazione è appannaggio di altri in questo caso. Noi siamo, non voglio dire marginali, però parlo sempre per me stesso, però siamo veramente, percentualmente una piccola siamo parte una del piccola grande parte del progetto. grande lavoro che è stato fatto, sì. Secondo voi questo film è una favola? Le favole servono anche agli Beh, le favole servono sempre, insomma. Le favole, come in questo caso, hanno anche la possibilità di portare al loro interno tematiche importanti, attuali, di rappresentare il paese. Una città, Napoli, che però è rappresentativa del paese e della situazione del nostro paese oggi, quindi sicuramente sono utili.